Un minuto con Padre Pio dal coro della Chiesa Conventuale dei Frati Minori Cappuccini di Sant'Anna a Foggia. Questo luogo, Padre Pio, è stato per circa 7 mesi. Qui si è, possiamo dire, preparato a quella missione che lo ha visto protagonista a San Giovanni Rotondo. Oggi voglio leggervi quanto ci scrive Padre Agostino da San Marco in Lamis il 10 giugno del 1945. Beh, sicuramente c'erano tanti miracoli, tante guarigioni, tante conversioni. E Padre Agostino annotava. Infatti scrive: «Vengo a sapere stamane che una donna, sorda da tempo, comincia a sentire. Senza far chiasso, chiamo la donna alla porta del convento. Le parlo, sente bene. Ad un'interrogazione risponde che da 20 anni non sentiva nulla, neppure la voce di chi le parlava. La donna è una signora di Voltura Rappula, ma nativa di San Marco la Catola, dei signori massari. Mi dice che ha chiesto la grazia al Signore per intercessione di Padre Pio da Pietrelcina mentre lei si trovava in chiesa a pregare durante la sua messa. Ha cominciato a sentire il sacerdote che cantava la messa. Poi, uscita fuori dalla chiesa, ha sentito la campanella che suonava. Poi ancora ha sentito altre persone che parlavano fuori. Si è sentita sbalordita. Ho detto alla donna che si procurasse così poi degli attestati dei medici che l'hanno visitata e curata durante la malattia, si facesse così rivisitare chiedendo l'attestato della guarigione, mandasse poi tutto questo al nostro convento con tutti i documenti, e così fece. Altre persone, scrive Padre Agostino, che conoscevano ed accompagnavano la donna graziata, confermavano tutto questo. Continua l'affluenza della gente, nonostante la grande difficoltà nel viaggiare. Molti soldati, ufficiali angloamericani vengono qui per partecipare alla messa di Padre Pio.